l'olio di palma, verissimo, infatti l'olio di palma più che altro lo si mette nel cibo e ci fa pure male e partecipa alla deforestazione del Borneo. Prendiamo i pannelli fotovoltaici, problemi di smaltimento, basta un po' di ragionamento, di cosa sono fatti? Silicio. Silicio e sabbia. Sabbia quarzosa, estremamente purificata, tra l'altro ben costosa, c'è tutto l'interesse a riciclarlo. Un vetro sopra, una cornicetta di alluminio e un foglio di plastichina sotto. La plastica non è diversa da quella di una ventina di bottiglie dell'acqua che beviamo, come quella che ha sul tavolo lì. Almeno però ci sta lì 30 anni. Allora, già questi, almeno in Europa, per legge sono già passati dentro la normativa RAE, rifiuti elettrici ed elettronici. Vanno conferiti nei rifiuti speciali, esattamente come un computer, un telefonino, vengono tritati tutti in un frantoio, il vetro va col vetro, l'alluminio, roba buona, va con l'alluminio, il silicio ritorna a essere rifuso e si fa un nuovo pannello. Nel caso peggiore, fra 20 anni, quella roba lì non ci interessa più, è inerte, perché quel pannello lì sta già 30 anni su un tetto, non si scioglie con l'acqua, non si dilava, non fa danno a nessuno. Le scorie nucleari, siamo ancora lì adesso che ce le palleggiamo, la patata bollente, chiedi a tutti. I miei primi pannelli fotovoltaici sono questi qui, li ho messi nel 2006, li ho pagati 7.500 euro al kilowatt, con un buon incentivo che mi rimane ancora. Questi sono, li ho messi alcuni anni dopo, li ho pagati 2.000. Quindi è anche giusto che gli incentivi vadano poi a diminuire. Dopo anche il kilowattora te lo pagano niente quando lo produci e quando lo assorbi ti pagano tempo. Cerco di usare il più possibile l'energia durante la produzione. A casa mia la lavatrice e la lavastoviglie si usano solo a mezzogiorno nei giorni di sole. Se no si cerca di non usare energia. Se proprio devo usarla di notte, una giornata nuvolosa, la uso come ho sempre usato pagando. Poi guardate, non è che possiamo cambiare il mondo in una notte, ci vogliono comunque decenni di adattamento. Ma le stesse grandi imprese energetiche che abbiamo lo stanno facendo. A me telefona Enel a casa per propormi l'impianto fotovoltaico. Comunque grazie a questa tecnologia, grazie ai pannelli solari, Enel chiude, anzi sono già chiuse, 20 centrali termoelettriche, in quelle piccole in Italia. Quindi c'è una riduzione. Poi la crisi ci ha dato il suo colpo. Chiaramente c'è il problema contrario delle punte, perché, è già. Perché l'energia solare c'è quando c'è il sole. E se passa una nuvoletta subito hai un crollo, no? Devi tenere delle centrali. Ed ecco che tornano in auge le nostre centrali qui dell'Ossola, le centrali idroelettriche, che fino a una decina di anni fa stavano andando un po' nel dimenticatoio, perché le grandi aziende elettriche avevano perfino convenienza a bruciare gas o petrolio che non a fare tutta la grande manutenzione delle centrali idroelettriche che vedete, hanno delle grandi necessità sul territorio, dai guardiani alla manutenzione. Adesso l'idroelettrico sta tornando molto di moda, perché è proprio la forma di produzione energetica più rapida per compensare gli squilibri sulla rete. Basta aprire la valvola. Apri la valvola. Solo che non è sufficiente. Solo che non è sufficiente perché? Perché come sempre non abbiamo progettato un sistema con un sufficiente tempo tutti insieme. Si è lasciato tutto bloccato fino a un certo punto. Poi l'Europa ha fatto lo sbloccaggio delle leggi per cominciare a mettere i pannelli i privati. Si è pensato, ah sì, tanto aderiranno in 10, hanno aderito in 500.000, perché gli impianti oggi sono 500.000. E improvvisamente all'italiana ci siamo trovati con lo squilibrio sulla rete. Ma in Germania questa cosa l'hanno fatta gradualmente e questo poi stimola la ricerca scientifica e non è nulla, in questo caso è impossibile, pian piano si stanno correggendo. In Danimarca e in Spagna siamo al 40% di produzione eolica, anche questa con i problemi delle fluttuazioni. Stesso si sta lavorando sulle batterie, io sono convinto che l'idroelettrico avrà ancora un grandissimo futuro con i pompaggi che magari sono da migliorare, quindi si tratta però di investire, si tratta di pensare che questi processi non si fanno in un giorno, ci vogliono 10-15 anni, a maggior ragione se dobbiamo ridurre le emissioni in fretta bisogna cominciare subito, e invece qui spesso è da
20 anni che il problema è perfettamente noto e vedete con quale lentezza lo si affronta. Soprattutto non c'è mai il coraggio di affrontarlo in modo univoco. Un po' mettiamo i pannelli solari, ma facciamo anche le trivellazioni. Ma insomma, o una cosa o l'altra. Qualche altra domanda, curiosità? Comunque in Italia non siamo sufficienti con l'energia elettrica, non importiamo parecchio. La importiamo solo per ragioni economiche, perché in Italia c'è un surplus produttivo gigantesco. Noi abbiamo una capacità installata di quasi 100 gigawatt e la punta massima è stata 57 tre giorni fa. Non è un problema di capacità installata, noi abbiamo un surplus di centrali. Un surplus nel nord Italia? No, assolutamente, l'idroelettrica conta il 15%. Noi abbiamo un pacco di centrali turbogas nuove di zecca che non usiamo perché nel frattempo è arrivata la crisi ed è arrivato il fotovoltaico. Tipo qua di Savona Carbone non l'hanno chiusa? L'hanno chiusa perché è arrivata la magistratura. Perché stava aperta? Perché il carbone costa poco, è il massimo inquinante in termini di gas a effetto serra, ma costa poco. Quindi è un problema sempre. Adesso perché noi importiamo? Noi tra l'altro importiamo poco, cosa importiamo? Il 10% importiamo dalla Francia, anche il 20 se arriva. Ma nell'anno mi sembra che la media siamo sul 10. Importiamo per ragioni economiche, ci sono momenti della giornata in cui in altre zone d'Europa l'energia la si produce quasi a costo zero e allora piuttosto che tenere accesa una centrale in Italia si preferisce andarla a comprare dalla Francia, per esempio, che ha le centrali nucleari che non può spegnere di notte. Di notte girano, te la dà, prendi due, paghi uno. Magari con quella ci facciamo anche delle cose intelligenti, noi magari facciamo funzionare un pompaggio con quell'energia di notte che costa quasi niente. Pompi l'acqua su di notte. Però noi abbiamo fatto il referendum per togliere il nucleare, però se andiamo a comprarlo dovrebbe essere il nucleare. Vabbè, questo guarda, gli elettroni non hanno più etichetta. Cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Tanto quel nucleare c'è. Etico c'è poco di etico. Ma non voglio il nucleare, ma vado a comprare dove costa poco, che però è nucleare. Guarda, ormai la rete elettrica europea è tutta interconnessa. Gli elettroni girano e non hanno etichetta. Abbiamo scelto di non fare centrale nucleare in Italia, secondo me è una buona scelta perché adesso abbiamo già grane con quelle 4 da smaltire, figurati ne avessimo molte di queste. No? In Francia ce ne sono 58. Ormai ci sono. Prima o poi avranno la grana anche loro di chiuderle e mettere. Nel frattempo cosa vuoi? Vuoi buttare via quell'energia lì? Tanto vado a usarla. La scelta sbagliata è stata in Italia quella di fermare dopo il referendum del 92 quelle 3-4 centrali che erano abbastanza nuove e le hanno fermate però con dei costi notevolissimi per il mantenimento ancora del personale perché comunque erano radioattive. Sì, si ancora poteva magari arrivare a una chiusura un po' sarebbe stato utile farle arrivare fino alla fine della almeno vita utile. Si ripagavano. Tanto ormai combustibile non era, quello era. Se quello non danno c'era. Adesso a giorni deve uscire l'attesissima localizzazione del deposito italiano di scorie nucleari e vedremo che cosa viene fuori. Perché lì ci sarà la famosa cartina che dirà lì, da te. Vedremo dove. Torneranno gli incentivi sul fotovoltaico. Ma secondo me non c'è neanche più grande necessità che tornino. C'è necessità di togliere gli incentivi al petrolio. Se pago 15.000 euro per avere 3 kW installati, c'è cioè, quanto li ammortizzo? Io li ammortizzo in 8 anni. E tanto, vuole 10-15 sì, anni? Sì, ma il 50% io oggi sul pannello fotovoltaico, il 50% di scarico fiscale immediato. Cioè prima avevi l'incentivo sulla produzione, adesso hai l'incentivo in conto capitale sull'installazione. Se uno paga 30 euro di bollette di 2 mesi, cioè dipende che consumi hai. È ovvio che non tutti sono uguali. In più hanno una durata media di 15 anni, i pannelli. Cioè. No, la durata è stimata in più di 25. Sì, 25, però il picco ce l'hanno fino a 15 anni. Poi c'è il degrado della. Comunque, vedi che si trova sempre un alibi. Io te la ribalto in un altro modo. Ah, io te la ribalto in un altro modo. Vuoi l'infarto o vuoi prendere la medicina? Ascolta, io. Preferisci l'infarto o la medicina amara e costosa? Che costosa? Guarda anche il portafoglio. Niente da fare, guarda, quando c'è l'infarto, anche il portafoglio non serve più a un cazzo. Io faccio tutto il cappotto, l'isolamento, eccetera, quella cosa lì.
adesso metterò i pannelli solari per l'acqua casa, ma non metto il fotovoltaico. Beh, intanto è già una bella euro di bolletta, non è già una bella scelta cominciare dall'acqua calda. È già una bella scelta cominciare dall'acqua calda, poi magari arriverà anche quello, magari calano un po' più di prezzo via via che la ricerca scientifica migliora quelli che ci sono. Poi c'è se i vincoli che se lo metti sul tetto di casa c'è un tot, se lo metti dall'altra parte cioè c'è tutti quei carini lì. Io penso che comunque alla fine ci vuole anche un po' di visione di futuro, perché se no tanto se facciamo no, i conti le case dovranno essere energeticamente indipendenti, questo è assodato, tutte le case devono essere a costo zero. Io penso che l'unico strumento che ci può aiutare, però un po' miracolistico, però è il grosso potere mediatico che c'è oggi, per cui sono il piccolo comportamento del singolo, la persona che si vuole informare, non fa le scelte consapevoli, c'è una piccola parte. Allora, sono i comportamenti, come hai detto tu, sono i comportamenti di massa che possono far cambiare, invertire la rotta. Allora, se a livello mediatico ci fosse chi viene la responsabilità, questo purtroppo non dipende da noi, no? Televisioni, ci fosse un bombardamento mediatico come quello che c'è sull'ISIS o sugli immigrati, ci fosse sul fatto della la gente, pure di sentirne parlare, comincerebbe. Un po' sì. Diventa. Allora, un pochino sì, ma io non credo che sia solo lì la solita. Sicuramente un po' sì. Lo so. Io lo faccio. Ecco. Quindi. Ma tu sei è ovvio, no? Io lavoro in questo settore, quindi dico, sono perfettamente consapevole e d'accordo, però prendi per esempio i problemi su cui si parla tanto e vedi che non è solo una questione di informazione. In Italia di corruzione e di mafia certamente non c'è il problema dell'informazione. È da 50 anni che se ne parla sempre, tutti lo sanno, ogni telegiornale apre con scandali e cose di questo genere. È bastata l'informazione? No. No, un'informazione fatta però che agisce sul subconscio della persona. Sì, che non sia però a quanto pare anche sulla corruzione in Italia non agito. E allora, l'esempio ce l'abbiamo nei paesi, scuole e paesi del nord Europa. I paesi del nord Europa, io sono andato a fare un servizio per la TV l'anno scorso a Stoccolma. Il taxista, mentre mi portava dall'aeroporto all'università, il taxista era croato. Allora abbiamo parlato un po', lui è venuto lì, mi ha detto io sono emigrato durante la guerra da noi e gli ho detto ma qual è la cosa che più apprezzi di questo posto? Che sono tutti onesti. Punto. È tutto detto lì, che sono tutti onesti, senza bisogno della legge. La legge c'è. Quando nascono li prestano i pannicini. La legge c'è e ovviamente serve per beccare ogni tanto l'1% che c'è sempre. Però è qualcosa che deve far parte un po' della cultura di un paese. E qui è il contrario, qui sono quasi tutti disonesti, ogni tanto ce n'è uno fesso onesto. Quindi no, guardiamo se dei modelli di da questo incontro veramente un po'. Senza speranza, no? No, senza speranza no, ma con un sacco di lavoro da fare. Con tanto lavoro da fare e tanto impegno fondamentale da mettere nella vita quotidiana ciascuno attorno a voi. E poi si è detto anche l'enciclica del Papa che l'ambiente era un problema più importante di tutti gli altri, cioè tutto. Vabbè, l'estinzione dell'umanità fra quanti anni sono? Guarda, è una domanda non affatto banale, su cui si sta lavorando tantissima ricerca scientifica e dice che non è affatto impossibile che con le condizioni climatiche che stiamo provocando tra qualche secolo arriviamo ai limiti delle possibilità di vita almeno in molte zone del mondo. Ma il problema maggiore sai qual è? Più che l'estinzione immediata per motivi climatici è che noi con il clima andiamo a generare dei conflitti e poi perdiamo la testa e qualcuno preme il bottone rosso. Cioè questo è il problema più grosso. Siamo 7 miliardi e mezzo. 7 miliardi e 300 milioni. Dicono che il limite di sopportazione sono 9 o miliardi, e no? Dovrebbero essere attorno al 2050, perciò oltre a quello faremo la guerra per l'acqua, cioè acqua, energia, cibo, il cambiamento climatico qua e là mette la prima zizzania, no? Tutte queste cose insieme, cioè o progetti un mondo che mette a posto le cose prima con grande accortezza, non riesce a risolvere il problema della Grecia, figuriamoci, io sono abbastanza pessimista, però non nascondo che come tutte le cose bisogna provarci fino in fondo e quindi
Proviamoci, magari sono migliaia i posti nel mondo dove si stanno in questo momento facendo chiacchierate e riflessioni di questo genere. Giustamente è vero, c'è uno stato di persone che ormai sta facendo, sta agendo, senza tante balle. Fa. E molto spesso invece c'è anche un'inerzia. Guarda i rifiuti, che è un problema molto comodo da affrontare. Il nostro paesaggio è impestato dai rifiuti. Forse non qui, ma basta che scendi sotto a Varzo, sul bordo dei campi, troverai la bottiglietta di plastica. Cominci a raccoglierli invece di lamentarti tanto. Vabbè, in Germania siamo stati a Berlino, cioè la bottiglietta che bevi, la porti in negozio, ti danno 15 centesimi. Quello potrebbe essere. E lì vedresti che in un giorno. Ma c'è più la bottiglia. Come era qua. Dice, tu la paghi 15 centesimi in più e poi quando la restituisci te li ritorni. Come una volta qua. Dico solo un'ultima cosa, solo perché è importante per chiudere. Io lavoro in banca, no? E quindi mi occupo di, faccio anche propongo gli investimenti. Allora, noi già da qualche anno abbiamo qui sul mercato i cosiddetti fondi etici che investono nelle green. Allora, sono passati 3 anni, le borse hanno fatto classiche più 10, più. Questi fondi sono rimasti abbastanza fermi, strisci, cioè guadagnano poco. Tra l'altro una delle maggiori aziende europee del fotovoltaico persino fallita, se non erro, qualche anno fa in Germania, che è paradossale perché poi i vari contributi non sono arrivati. Poi c'è stata la Cina che ha fatto dumping. Cioè, alla fine i clienti dicono sì, però potevo tenere i soldi qui fermi 3 anni di lavataggio, quindi me li hanno disinvestiti. Parliamoci chiaro. Però è, cioè, il fatto è che è la finanza che non ci deve più essere. No, è se l'investimento è tutto. Cioè, il lavoro che fai tu non deve esistere più. Io ho cercato di anche di coinvolgere nel venire, fai un investimento anche etico, come dai alla banca etica, che. Ma poi quando non arrivano i risultati, la gente. Il fatto è che sono sbagliati gli altri risultati. Sono giusti quelli lì. Sono drogati gli altri. Sono drogati gli altri, non puoi avere investimenti. Pinocchio ci ha insegnato che non c'è l'alberello con gli zecchini d'oro. I soldi si fanno, come tutti lavorando, voi più o meno sapete, lavorando. Lavorando e facendo delle cose concrete. Qui siamo passati a dei livelli dove i soldi invece si generano con queste operazioni assurde, giocate sui tempi di vendita, di compravendita. Metto il server più vicino alla borsa, così c'è un nanosecondo che mi arriva prima l'informazione, compro, vendo un nanosecondo prima e faccio $1 milioni così. La fisica ci insegna proprio quello, che i soldi sono una rappresentazione culturale del mondo, li abbiamo inventati noi, diamo un valore noi, li inventiamo, li stampiamo, li bruciamo. Sotto c'è il mondo reale, sotto c'è la fisica, sotto ci sono i barili di petrolio, il kilowattora, il caldo, il freddo, il cibo, le tonnellate. Il mondo reale è quello lì. E fra un po' questo castello di carte che abbiamo costruito va giù. Forse è meglio attrezzarci e riportare in realismo. Io ringrazio veramente. E voi siete dei privilegiati, voi adesso sapete. Noi possiamo legna qua però. Il parco buoi non sa. Voi sapete. Quindi si può prendere dei provvedimenti, davvero che sono tanti nel mondo. Io che leggo tutta la letteratura scientifica che esce ogni giorno, queste cose ormai sono la normalità tra di noi, c'è invece al contrario molta frustrazione perché non se ne riesce a parlare o forse non se ne vuole parlare. Niente, io ringrazio veramente Luca e vedo che l'argomento è molto attuale e bisognerebbe dedicarci tantissimo tempo, però se ne può parlare anche in altre occasioni con gli amici e l'importante è tenere, credo, caldo l'attenzione. Lui comunque c'era qui, se magari qualcuno si ferma dopo c'è tempo che facciamo. Grazie a voi.